Ciao a tutti, buonasera e benvenuti. La trasmissione di oggi toccherà delle note molto importanti, delle note profonde e molto delicate. La domanda con il quale spesso, personalmente, sto facendo abbastanza per il prossimo, per la mia società, sono davvero degno del ruolo di cui mi vesto? Ebbene, oggi cercheremo di rispondere a tutte queste domande, ma soprattutto cercheremo di capire come poterle affrontare al meglio, con quella consapevolezza che a volte non è necessario saper dare delle risposte, perché è la domanda stessa a contenere tutto ciò di cui necessitiamo. A dopo. Eccoci qua. Buonasera a tutti e buonasera a Marco Procopio. Benvenuto Marco. Grazie, ciao Santo e buonasera a tutti. Benvenuto ancora. Allora, per adesso abbiamo Marco, tra un po' ci raggiungeranno anche Anna Maria e Fabio. E presenteremo tramite un piccolo documentario un'opera molto importante di cui non vi anticipo nulla, è un'opera che si sta, un'iniziativa che si sta portando avanti nella zona milanese, comunque lombarda, e grazie appunto soprattutto al gruppo operativo Funima di Varese, di cui Marco è referente, no Marco? Sì, certo. Sì, come sappiamo, la FUNIMA è una ONLUS, un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale, e quindi il termine stesso ci porta a essere persone pratiche, di interagire col sociale, che è la parte che più ci interessa. Assolutamente. Perché aiutare non è sempre una cosa semplice. Bisogna comunque sempre organizzarsi, mettere a disposizione risorse, tempo. E qui ci sono due persone che questo lo fanno con un cuore grande come una casa, come tu prima hai nominato, Fabio e Anna Maria. Sono, Esatto. diciamo, i nostri trainer per eccellenza. Esatto. Allora Marco, poi parleremo anche di Fabio e Anna Maria. Io inizierei da te, così procediamo in una maniera organizzata nel modo che io possa fare un determinato percorso. Allora Marco, innanzitutto noi ti abbiamo già conosciuto, chi ci segue già ti ha conosciuto, ma se puoi io ti chiederei di raccontarci un po' di te, di chi sei e come è iniziato il tuo percorso in questa opera di servizio al prossimo. Grazie, beh, sicuramente è un percorso che ha interessato molto della mia vita ed è stato un percorso straordinario perché, diciamo, in questo percorso io ho conosciuto persone straordinarie. Vabbè, innanzitutto io devo quell'azione pratica vera a questo nostro caro amico Giorgio Bongiovanni, che poi è il fondatore della Funima International, che è stata fondata nel 2005. Attraverso, diciamo, il nostro rapporto di amicizia, che ormai è da tantissimi anni, abbiamo pensato, soprattutto lui, di cominciare a dedicare del nostro tempo, delle nostre risorse a coloro che non hanno voce, a coloro che non hanno titolo, che non hanno la forza magari di reagire alle imposizioni di questa società che a volte è molto cinica. E quindi da questo punto di vista, grazie alla sua grande sensibilità che ha coinvolto e travolto tutti, me compreso, abbiamo cominciato a lavorare per far conoscere la Funima International sul territorio. Io ho fatto anche un'esperienza personale con Emergency che è stata edificante, fondante, mi ha strutturato, grande organizzazione, grande associazione. E io dico oggi grazie anche ad Emergency, del grande Gino Strada, che io ho avuto l'onore di conoscere e di conoscere anche la sua povera signora che è morta prima di me, e poi tanti altri amici. Tanti
Tant'è vero che la mia anima, come si potrebbe dire, la mia canottiera, potrebbe essere una parte suddivisa con i colori di Emergency e una parte suddivisa con i colori di Funima. Oggi, vabbè, io sono un collaboratore e un referente di Funima del nostro gruppo Varese. E quindi quando parliamo di sociale abbiamo anche pensato di interagire con quello che ci tocca più da vicino. Noi, se si va sul sito di Funima, si vede quali sono i progetti a livello internazionale che noi portiamo avanti. Ma è nata anche l'esigenza di ascoltare, di aiutare chi ci è vicino, anche il vicino di casa, quello che è sul pianerottolo, che magari non conosciamo bene, non sappiamo chi c'è. E quindi abbiamo pensato di rivolgere la nostra attenzione a coloro che proprio non hanno voce. E quindi, prima facendoci conoscere sul territorio, e quindi generare, creare legami con la rete solidale, che è molto importante, perché non si può fare quello che si fa senza avere un contatto anche con altre associazioni. È molto importante, anche perché alcune associazioni possono avere anche molta esperienza, quindi si possono incontrare donne e uomini che veramente ti aiutano a entrare nel merito delle questioni. L'associazionismo in Italia in questi ultimi anni è stato provato tantissimo. E l'associazionismo è una realtà straordinaria di quello che in senso internazionale, ma più che altro a livello italiano, gli italiani sanno fare. E gli italiani che sanno fare, donne e uomini, che si impegnano anche tutti i giorni, appena hanno la possibilità di aiutare qualcun altro, ci sono. E come magari non voglio anticipare, ma sulla questione dell'invisibilità è proprio questo. Gli invisibili non sono solo coloro che soffrono, solo coloro che hanno bisogno di aiuto, ma sono anche coloro che impegnano il proprio tempo, le proprie energie e a volte anche le proprie risorse nei confronti di chi ha bisogno. Ma la cosa straordinaria è che io vedo come viene fatta veramente senza pensare a un ritorno. Questa è una società che è nata dove tu devi dare per avere. Nell'associazionismo non funziona così. Nell'associazionismo tu dai, senza avere la pretesa del ritorno. L'unico ritorno è quella gioia di dare quella piccola speranza e quella gioia a qualcuno che in quel momento può avere perso tutto. Al di là che abbia fatto bene o male nella sua vita, a noi da un certo punto di vista non ci interessa, però nel momento in cui vengono ai nostri tavoli e chiedono una tazza di brodo caldo, noi non stiamo lì a chiedere perché, glielo diamo e basta. Poi si diventa anche amici, perché ovviamente queste persone hanno comunque una dignità. Molto spesso non prendono quello di cui hanno di più di quello di cui hanno bisogno. Magari ci possono essere dei casi dove arrivano con un certo atteggiamento, ma assolutamente comprensibili perché provati dalla vita. Quindi chi fa il volontario deve saper affrontare anche queste situazioni, essere pronto magari ad avere una reazione, ma neanche un grazie. Ma è difficile, succede pochissimo. Spesso, anzi sempre, dicono grazie, sono contenti e si vede che hanno voglia di vivere. Esatto. E questo è un principio che noi non dobbiamo dimenticarci, perché non possiamo pensare alla fortuna biologica. Io sono nato qui, sono fortunato, ho tutto. Sono nato a 30.000 km di distanza, morirò di fame. Io non credo in questa fortuna biologica, credo che ci sia un progetto, un percorso molto ben particolare che i paesi, gli stati percorrono. Per quanto riguarda il nostro paese, io penso che se l'associazionismo dovesse venire meno, il nostro paese sarebbe un paese veramente con poche credenziali dal punto di vista umano, sociale e politico. Quindi è un peccato vedere soffocare l'associazionismo. L'associazionismo è un garante della democrazia, perché ci sono persone straordinarie che lo fanno non per un mero interesse personale. L'unico vero interesse potrebbe essere quella crescita interiore
nel nostro caso anche spirituale, dove si accoglie la sofferenza e si cerca di lenirla, di farla venire meno. Tant'è vero che a volte incontriamo anche altre associazioni, ci salutiamo, come state, tutto bene, cioè un rapporto, e magari non ci si conosce, ma è questo che lega l'associazionismo. Cioè si va al di là a volte del nome dell'associazione e ci si chiede come sta, come va, avete bisogno di qualcosa, c'è bisogno di aiuto. Ecco, questo è un messaggio che la nostra società dovrebbe, secondo me, apprendere, fare tesoro. Tutti, dal più basso al più alto livello della conoscenza e della nostra cultura. Non possiamo pensare di continuare a vivere pensando solo al nostro orticello. Se noi viviamo queste condizioni, e sono condizioni che sono il frutto di scelte infauste precedenti, non positive, negative, e per cui abbiamo la necessità di ricostruire un po', diciamo, questa vita, questa nuova società, ma con interessi diversi, interessi sociali, umani, perché no, evangelici? Perché noi crediamo che dare da mangiare, vestire, coprire gli ignudi è fondamentale come aspetto. E questo è uno studio, è una conoscenza che ti migliora. Quando tu vieni a contatto con la vera sofferenza, ti rendi conto a volte anche di come si vive il superfluo a livello personale e si dà un peso diverso alle proprie scelte. Magari si fanno più con il cuore, accompagnate poi dal raziocinio, quello non deve mai mancare. E quindi, che dire, l'associazionismo è una delle cose più belle che l'uomo di questo tempo e di questa società possa aver generato e pensato. Non è meramente assistenzialismo, può sembrarlo, ma non lo è. Poi vedremo anche perché sì, a volte si interagisce anche con le persone, si cerca di dargli una mano. Ecco, questa è un po' la mia visione dell'associazionismo. Marco, innanzitutto grazie. Hai dato una definizione della parola sofferenza che si scontra in maniera forte con quello che purtroppo la società oggi cerca di dare. E, hai parlato addirittura di un valore che possiamo dare alla sofferenza, dove la sofferenza ci può donare determinate cose. Quali sono oggi per te i valori che in realtà la società odierna cerca di promuovere? Perché secondo te c'è questo forte contrasto tra i valori che le associazioni di cui tu hai parlato cercano di portare, quindi questo servizio al prossimo, mentre dall'altra parte c'è una società che tende ad essere individualista, dove dobbiamo sempre cercare, no, di riempire dei vuoti, no? Dobbiamo sempre correre affannatamente, cercare di riempire tutto, come se quando ci manca qualcosa quella sofferenza ci fa paura. Ma io direi che la differenza sostanziale è legata a una parola. Noi non abbiamo interessi alcuni, non abbiamo la necessità, come dicevo prima, di dare per avere. Questa società è uno scambio continuo, non di valori. Io lavoro, tu mi paghi, mi fai un favore, ti rendo un favore. E col tempo questo meccanismo, secondo me, non regge. Quindi non è che voglio dire che uno debba lavorare e non debba guadagnare, perché come faremmo a vivere? Però alla base di una società civile occorre coerenza, trasparenza, lealtà, che sono valori che sembrano scontati, ma poi non lo sono così, nella maniera più assoluta. Perché se noi togliamo il concetto dell'interesse, questi diventano valori veri. Se invece cominciamo a mettere il valore dell'interesse, ecco che allora questi valori prendono un aspetto completamente diverso, cominciano ad avere meno valore, entrano a far parte di una zona grigia dove non si capisce bene da che parte stanno. Ecco perché oggi l'associazionismo non cura i propri interessi, e questa è la sua forza. E il fatto che questa società sia a questo livello è proprio perché, secondo me, è solo un'esigenza di interessi, ma è un meccanismo che ormai, secondo me, non regge più, però è la mia opinione. Io penso così.
Assolutamente d'accordo, Marco, e lo stiamo vedendo. Purtroppo con una società fondata su questi, se possiamo definirli, valori, ormai è prossima, se già non lo è, al fallimento. E Marco, hai parlato quindi di associazionismo. Ti vorrei fare una domanda al quale io tengo veramente tanto. Qual è secondo te, quanto secondo te è importante lavorare in gruppo? Quanto un gruppo, può favorire una crescita, nelle varie iniziative che andiamo promuovendo o comunque abbracciando? Ma semplicemente perché la diversità all'interno dell'associazionismo è un valore aggiunto. A differenza di quello che la società civile ci dice, dove l'individuo è la cosa più importante, nell'associazionismo ogni individuo porta un talento, qualunque esso sia, e lo porta consapevolmente. Quindi ecco la grande differenza. Noi l'associazionismo è qualcosa che viene dato spontaneamente. Quindi a noi non ci interessa essere individualisti. Ogni persona che arriva, non importa se ha dei talenti, ma basta che abbia della buona volontà, abbia del cuore, del tempo, della disponibilità. Se poi ha idee, proponimenti, cose, si ascoltano, si vede se sono pratiche, se si possono praticare. Questo è molto importante. Quindi più siamo, e non è un disagio, meglio è perché ogni individuo che entra è un valore aggiunto, che sia donna, uomo, che sia un muratore, che sia un laureato, che sia uno che è un disoccupato, non importa. Ogni essere umano ha un suo valore. E all'interno dell'associazionismo, almeno per quanto ci riguarda, scusate, nel nostro piccolo gruppo, si fa così. Ogni individuo è importantissimo. Cerchiamo di dare lo stesso valore morale a ognuno, senza differenza alcuna. Non abbiamo la necessità di capi, sottocapi, capini o capoti o capetti. Siamo degli esseri umani che mettiamo a disposizione le nostre conoscenze e cerchiamo razionalmente di trovare quella che sia la più adatta, la migliore per poter fare in modo di lavorare in un certo modo. E quindi non c'è l'esibizionismo, la forma egoica di dire: io sono il trascinatore di questo gruppo. No, cioè, almeno io, per quanto riguarda il gruppo di cui faccio parte, questo non lo vedo. Siamo esseri umani, non siamo perfetti, su questo non ci sono dubbi, però per quanto riguarda l'opera, in questo senso, ogni persona che arriva come atto di buona volontà è una persona che viene comunque ascoltata, perché può avere un'idea che magari noi non abbiamo avuto. Lui arriva e ti dà l'idea giusta. Quindi questo è il nostro percorso, il nostro cammino. Esatto, assolutamente d'accordo, Marco. E vorrei chiederti questa cosa, sempre riguardo i gruppi. Secondo te, come si fa a lavorare insieme in armonia? Quali sono i valori che ci aiutano a rimanere coesi tra di noi per poter, diciamo, raggiungere obiettivi importanti, cioè quali sono i valori al quale ci si deve appoggiare, cosa ogni giorno dobbiamo coltivare? La coerenza nella scelta, la lealtà, la correttezza, il rispetto, la voglia di sacrificarsi, facendolo proprio perché diventa opportuno sacrificarsi in alcune situazioni, per poi dare un beneficio, magari non subito, ma che poi arriverà, è solo questione di tempo. Io credo molto in questi valori e mi rendo conto che applicandoli si riesce a camminare, si riesce a stare tra di noi. Anche le altre associazioni poi alla fine ti chiedono, vedono, conoscono e vogliono fare amicizia, perché c'è coerenza, perché c'è correttezza, che c'è educazione. Tutte cose che potrebbero essere scontate. Parliamoci chiaro, una società civile dovrebbe avere
tutte scontate queste cose, ma invece non lo è. Non è poi così semplice, però ci sforziamo di essere così. Nella società, soprattutto tra di noi, è chiaro, ci possono essere momenti di riflessione, anche duri, ma ci sta, ci mancherebbe altro. Però il fine ultimo è che se dobbiamo scontrarci anche duramente, la logica è che dobbiamo superare il momento dello scontro per poi arrivare a una soluzione. Quindi scontrarsi, certo, ma con l'obiettivo sempre che la cosa deve essere costruttiva. Questo esatto. È un valore importantissimo in una società che oggi vuole dirigersi verso un buonismo esagerato, quasi fasullo, dove ci dicevamo no, tutto andrà bene se lo vogliamo, se ci applichiamo ovviamente. Esatto. Sì. E Marco, tra questi valori, tra queste intenzioni, dove poni o se la poni il valore dell'amicizia in un gruppo, anche in un'associazione, perché no? Io ho vissuto anch'io molte realtà, molte associazioni. Questo valore purtroppo non l'ho mai trovato, questa volontà. Si tendeva spesso a voler primeggiare, a volersi mostrare, questo voler condividere anche magari situazioni personali, ma con lo scopo di accrescere, di condividere anche le gioie e le sofferenze. Tu l'amicizia come la poni in una situazione operativa? È un aspetto fondamentale l'amicizia. L'amicizia ovviamente viene costruita nel tempo, con passione, con la gioia di conoscersi e di stare insieme. Direi che l'amicizia è quella, è la quadratura del cerchio, è quella parola, quella parolina magica che tiene unito tutto e tutti. Se non c'è amicizia, e sappiamo benissimo che il valore dell'amicizia per ognuno di noi è fondante, chi non ha avuto amici o amiche con cui di condividere e dividere tutto? L'amicizia è l'elemento determinante. Se non si lavora in questo senso, anche per l'amicizia si fa poca strada. Questo è il mio pensiero. L'amicizia è un elemento determinante. L'amicizia ti aiuta a raggiungere uno stato emotivo molto alto, secondo me, Marco, non so se sei d'accordo. Sicuramente quando impari ad eliminare quella forma di giudizio che purtroppo è molto dilagante nei nostri giorni, che ti insegna a capire che bisogna tollerarsi a vicenda, perché nessuno è perfetto, soltanto osservandoci in maniera costruttiva e parlandosi in maniera costruttiva riusciamo a ridimensionare quei, diciamo, tra virgolette, difetti che alla fine siamo tutti in fase di crescita. Quindi sono assolutamente d'accordo. Marco, in una situazione che come quella che stiamo vivendo oggi, quali sono secondo te le priorità, le urgenze alla quale siamo chiamati a rispondere, secondo te? Allora, la domanda è una domanda tosta, perché avrebbe bisogno di più risposte. Quella che mi sento di dare è che noi abbiamo comunque bisogno di avere dei rappresentanti che siano persone serie. Nel nostro caso noi l'abbiamo, Giorgio Bongiovanni, Giovanni Bongiovanni, che è il presidente della nostra associazione. E queste persone ci danno la capacità di interagire con tutto quello che abbiamo attorno con grande trasparenza, con grande chiarezza. Questo è quello che questo paese ha bisogno, di gente che ha voglia di compromettersi,
Ma in che modo? In senso positivo, nella ricerca della verità, nel trovare soluzioni che possono andare incontro ai bisognosi, alle persone che sono in difficoltà. Quindi avere anche la credibilità che magari un po' di politici nostri non ce l'hanno, ma che io ritengo umilmente le persone che ci rappresentano in questo caso sì, invece. Il nostro paese ha bisogno di donne e di uomini seri che coinvolgono tutti gli apparati dello Stato a comportarsi e a vivere in un certo modo. È una battaglia pesante, dura, perché vincere la parola interesse è faticoso, è duro. Però la cosa su cui si può puntare è questo lavoro legato alla nostra società, questo tipo di lavoro. Bisogna essere lungimiranti e solo essendo lungimiranti nel tempo, senza mai perdere la speranza di essere al posto giusto, di chiudere gli occhi in questo mondo sapendo di aver fatto la tua parte, ovviamente in senso positivo, all'interno della famiglia, sul posto di lavoro, nella società, nella politica, da tutte le parti. Sono questi quei valori fondanti che ci portano a essere migliori e quindi migliorare la società, perché noi siamo la società. Se la società è malata, vuol dire che noi siamo malati. Quindi, Diciamo che la cura potrebbe essere questa, ecco, mettiamola così. in sostanza, quelle solite frasi in cui cerchiamo di dare la responsabilità delle brutture che ci circondano ai nostri governanti, che sicuramente fanno la loro parte, in realtà andrebbe tutto rivisto nel nostro interiore. Bisognerebbe noi porci questa domanda a noi stessi: cosa io sto facendo per risolvere queste brutture di cui io mi lamento, ma senza alla fine forse fare più di tanto. Marco, dopo averti portato questa riflessione, secondo te, in maniera molto pratica, cosa possiamo fare per apportare un utile contributo alla società, agli ultimi e quegli ultimi che, come diceva uno, un personaggio molto importante, domani saranno i primi. Come portare appunto un contributo tramite il nostro operato? Molto praticamente. Molto praticamente è coinvolgere i giovani, perché i giovani sono alla base della nostra società e della nostra futura società. Se noi riusciamo a coinvolgere i giovani in maniera seria, secondo me possiamo avere qualche speranza in più. Se invece continuiamo a non coinvolgere i giovani senza dire ma sono giovani, tanto devono fare esperienza, ma non capiscono, non è vero, non è vero, non è vero. Io ho conosciuto giovani che stanno dando, danno molto. E uno dice, ma com'è possibile? Cioè, io ho 65 anni, ma forse non riesco neanche a dare. Forse io a quel tempo, quando ero così giovane come loro, pensavo ad altro. Invece oggi troviamo dei giovani all'interno della nostra associazione, dei gruppi, che invece si impegnano. Ecco, questo è un atto nobile, onorevole. Loro sì che sono onorevoli. Scusa l'ironia, però io credo. E Marco, come coinvolgere i giovani? Pensi che partendo da un semplice essere noi, l'esempio possa bastare sicuramente come inizio? Ma sicuramente l'esempio è la cosa più pratica, perché io vedo che i giovani sono pratici, non hanno bisogno di grandi fronzoli, di grandi paroloni, di grandi atteggiamenti, sono veramente molto pratici. Quindi la pratica è fondamentale ed è fondante, perché la strada che io fortunatamente ho conosciuto come una persona normale e quindi non ho avuto
come si potrebbe dire, la necessità di andare in una mensa e chiedere da mangiare. E quindi da questo punto di vista i miei genitori non mi hanno fatto mancare niente. Però sono state persone speciali che mi hanno convinto e coinvolto che non bisogna pensare sempre solo a se stessi. Perché il genere umano è una delle creazioni, secondo me, più belle che ci possono essere sul pianeta, senza nulla togliere a madre natura, a madre terra, che senza questi noi non vivremmo. E quindi dovremmo riuscire a rapportarci anche con la madre terra in una maniera straordinaria, perché è una grande madre e ci dà senza mai chiedere nulla in cambio. Noi abbiamo imparato poi a coltivare la terra, abbiamo imparato a crescere, ma madre natura ci ha dato questa opportunità. Quindi i giovani sono l'unica carta su cui noi possiamo puntare, coinvolgerli in senso pratico, facendosi conoscere, dicendo chi siamo e perché lo facciamo. E piano piano potrebbero arrivare. Io sono fiducioso perché questa società ha poca speranza, come dici tu, ma dobbiamo stringere i denti per i giovani, per potergli dare una possibilità in più. Quindi Marco, bisognerebbe forse smetterla di parlare del mondo, di parlare della società, di parlare del pianeta, della natura, ma in un senso particolare. Dovremmo iniziare a parlarne in una maniera più profonda. Mi viene da pensare, secondo le tue riflessioni, ossia che noi siamo il mondo, noi siamo la società, noi siamo il pianeta, noi siamo la natura, ma forse anche noi siamo i giovani. Se lo vogliamo, si potrebbe essere giovani anche a 80 anni, quindi forse sì. Dovremmo coltivare e lavorare su noi stessi per raggiungere quell'obiettivo. Anche perché un giovane che ti vede sprizzare l'energia sicuramente lo attirerai. Sai, purtroppo io ogni tanto mi guardo in giro, vedo questi musoni lunghi. Come fai ad attirare i giovani? Come fai a dare l'esempio? Bisogna invece sprizzare sicuramente di gioia, e io la gioia la metterei tra quei valori del quale tu prima, e ti ringrazio, ci hai parlato. E Marco, mi hai quasi bruciato una domanda che voleva anticipare i ragazzi, ma io te la pongo di nuovo perché secondo me hai qualcos'altro da aggiungere per poter chiudere il cerchio. Tornerei al titolo. Questo titolo ci permetterà appunto di invitare ad entrare questi nostri due ospiti speciali. Poi vedremo perché speciali. Ed è un titolo che, Marco, io ho estratto grazie alle tue parole, che sono parole che poi nel mini documentario rivedremo alla fine di quel video. E perché tu mi parlavi di invisibilità, e quindi ho detto, quando l'invisibile si fa carne. Ecco, fammi gentilmente, poi magari anche per chi si è collegato da poco, delle considerazioni su questa frase, per appunto permettere a Fabio e Anna Maria di raggiungerci. Perché Fabio e Anna Maria, questi due carissimi fratelli, sono due invisibili, perché fanno queste cose legate al volontariato senza alcuna visibilità, come quei poveri che passano a prendere il piatto caldo di minestrone. Sono degli invisibili che questa società non vuole tenere conto, perché probabilmente dà fastidio sapere che ci sono persone in quel senso, che invece sono esseri umani che hanno diritto alla vita come tutti. Nel momento in cui veniamo al mondo abbiamo diritto alla vita. Non voglio discutere che abbiano fatto bene la loro vita, ognuno di noi è libero di scegliere come meglio crede. Poi a volte è costretto a delle scelte infauste e magari ne paga le conseguenze. Però detto questo, l'invisibilità è uno di quei valori straordinari che legano l'associazionismo.
E secondo me Fabio e Anna Maria sono due grandi rappresentanti di questa invisibilità, perché lo fanno rimanendo invisibili. E questo secondo me è straordinario. Sono d'accordo e ci tengo a premettere che sono io che li ho quasi obbligati a essere presenti questa sera e a girare dei video in cui presentavo la loro splendida opera. E è proprio, è vero, Marco, degli invisibili che danno luce ad altri invisibili. Come è possibile a livello scientifico? È possibile, perché è possibile. C'è qualcosa che va oltre le logiche. Allora, io direi allora di far entrare Fabio e Anna Maria. Eccoci qua, buonasera ragazzi. Ciao e buonasera a tutti. Buonasera. Come stai Fabio, come stai Anna Maria? Bene, grazie. Anche io molto okay. Bene. Bene, siete emozionati? Come vi sentite di stare qui con noi questa sera? Mi sento in una chiacchierata tra amici. Ok, questo è lo spirito giusto. Io un po' così. Un pochettino. Bene, sì. Bene. Almeno quando ci si emoziona esce sempre il meglio di noi. Allora, Fabio e Anna Maria ci parleranno, appunto, come dicevo prima, di una splendida opera che si sta cercando di portare avanti attraverso Funima. Parlavamo appunto che c'è il gruppo di Varese che porta avanti le iniziative di Funima e di cui voi fate parte. E c'è un'iniziativa, quella, penso, non so Marco, Fabio, Anna Maria, correggetemi, però forse è meglio Marco, penso che sia questa l'iniziativa più grande, no? Anche se me ne raccontate di altre, presto forse ci darete. Sì, è una delle iniziative che più grandi, ma ce ne sono altre che Fabio potrà tranquillamente poi dire quali, perché sono diversi i rapporti che ci leggono sul sociale e poi in questo senso la grande opera di Anna Maria, che addirittura con il taccuino e la penna prende, diciamo, e mette per iscritto le esigenze o le richieste di questi, io le chiamo comunque signori, queste persone. E quindi è bellissimo, no? Perché poi si adopera tantissimo, Fabio pure, io non so neanche come faccia, se devo essere sincero, però... è un grande esempio per tutti noi. Loro sono un grande esempio di umiltà, di invisibilità. Lo fanno perché gli piace farlo. Cioè io recepisco questo. Cioè, si sentono carichi di gioia, di energia, quando loro versano un mestolo di minestrone a questi poveri signori. Lo fanno con... può sembrare un gesto stupido, come lo facciamo tutti noi tutti i giorni, a portare qualcosa in bocca a mezzogiorno, alla mattina per colazione, no? Ma non è così scontato per tutti. Quindi quella sera che loro lo danno, si vede che è proprio un gesto semplice, ma è fatto con amore. Esatto, Marco. E inviterei proprio a questo punto, prima Anna Maria, a raccontare di un pezzo di quest'opera. Ossia di quella, poi fra un po' mandiamo fra 5-6 minuti mandiamo quel documentario per poi parlarne ancora meglio, perché andremo a conoscere quasi con mano questa realtà. Allora Anna Maria, voi date un aiuto molto importante a delle persone senza tetto, ma anche a delle famiglie, di cui poi chiederò a Fabio, o poi vi alternate, valutate voi, ecco. Anna Maria, in cosa consiste questo aiuto che fornite ai senza tetto nella stazione di Porta Garibaldi? Porta okay. Garibaldi a Milano, sì. Ecco, parlamene brevemente. Ma guarda, è molto semplice, perché comunque si tratta semplicemente tutti i venerdì sera, anche con altre persone, ci si trova in stazione
e si porta quello di cui hanno bisogno, un pasto caldo, non solo, anche un secco che consumano magari il giorno dopo, e vestiario che ovviamente li copra, gli permetta di vivere meglio un po' la loro situazione. È tutto molto semplice. A me piace questa cosa perché è semplice. Uno pensa sempre di fare cose complicate, assurde, andare dall'altra parte del mondo. Invece qui è tutto semplice. Basta appunto avere voglia e attrezzarsi e in maniera fatta bene, con persone che appunto da cui ho preso esempio e imparato, e lo si fa semplicemente. Tutto qua. Vai con i tuoi furgoncino, le tue scatole piene, la tua volontà, scarichi, distribuisci, fine. Tutto qua. E vicino a quest'opera c'è anche un'altra iniziativa che alla fine camminano insieme. Ossia, Fabio, è quello di aiutare una... Mi parlavate di più di 40 famiglie, no? Che seguite e seguiamo, no? Anche adesso vi diamo da poco una mano, una piccola mano anche noi. Sì, diciamo che mi ricollego al discorso di Anna Maria, che il resto dell'aiuto si svolge praticamente su altri due filoni. Uno, in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, dove con cadenza quindicinale diamo a circa 18 famiglie il pasto, che comprende del secco e tante volte del fresco che abbiamo da altre associazioni, e poi seguiamo direttamente altre circa 22-23 famiglie, di cui io vado con altri amici, partecipanti al gruppo, direttamente di persona, mediamente con cadenza dei 15-20 giorni, a portare sia i generi alimentari, il vestiario di adulto e da bambino, che gestiamo attraverso un magazzino che abbiamo costituito per cercare di dare quello che loro ci chiedono. E poi siamo arrivati dallo smontare la cameretta, portarla, a dare una mano sugli affitti, al cambio gomme, fondamentalmente a cercare di entrare in empatia con queste famiglie che parlano e ti dicono le loro difficoltà di tutti i giorni. Queste cose per noi sono delle banalità, perché siamo abituati, per alcune famiglie, magari composte da 10 persone, 8 persone, di varia nazionalità, di varia religione, perché a noi non interessa quello, il pasto caldo oppure il vestito, come magari l'aiuto nella visita medica o nella necessità primaria della situazione imminente, per loro sono cose fondamentali e noi cerchiamo di intervenire su quello, nella quotidianità, evitando sicuramente quello che è il discorso dell'assistenzialismo. Noi diamo un aiuto momentaneo nella situazione temporanea. Ci sono capitate delle famiglie che a un certo punto, grazie a Dio, sono riuscite a camminare con le loro gambe, noi abbiamo interrotto l'aiuto, siamo in ottimi rapporti, se hanno bisogno ci siamo, e adesso loro camminano per la loro strada. Fondamentalmente questo, come le famiglie che gestiamo con le associazioni e le famiglie, circa 25, che gestiamo col contatto diretto. Quindi un sostegno importante ma anche intelligente nelle modalità, nella finalità. E allora, se siete d'accordo, io manderei questo mini vlog, che durerà, se non mi sbaglio, 9-10 minuti. Fatto questo, poi continuiamo la nostra discussione. Se ci sono domande, fatecele, poi daremo anche un contatto, Fabio e Anna Maria, per chi magari vorrebbe aiutarvi, no, in questa iniziativa. E, non so se già avete preparato, avete mandato alla regia una mail, nel caso magari mentre guardiamo il documentario fatelo, così poi la mandiamo in sovraimpressione. Ecco, prego alla regia di mandare il video, per favore. Eccoli qua, allora. Pronti per andare a fare il servizio di volontariato a tutte le famiglie. Qua abbiamo la macchina piena di roba. Beh, innanzitutto da quanto portate avanti questa opera? Un anno e mezzo, circa un anno e mezzo. Cos'è che abbiamo qua dentro? Abbiamo dei pacchi divisi per le famiglie, dobbiamo andare a trovare una famiglia a Casalante Sempione e una a Milano. Abbiamo già diviso tutti i pacchi con i nomi, di modo da poter essere più rapidi nella consegna. Va bene, dai, adesso andiamo, dai, saliamo. Voi vi conoscete da? Da un anno e mezzo, da settembre 2020. E un incontro non a caso? No. Sicuramente non, no, a caso. Io avevo, noi ci eravamo sentiti, sì. E io ho detto, sai, venerdì sera vado a Milano, fammi sapere. Il venerdì dopo abbiamo iniziato, non abbiamo più smesso.
io sono Andre, qua il mitico Fabio. E niente, mi stava iniziando a preparare, a spiegarmi il da farsi, che stiamo andando a trovare una famiglia un po' discreta e vediamo se ci fanno entrare in casa. Cosa dici, ci fanno entrare? Di solito manda giù il figlio e ci aiuta a scaricare, vediamo, magari, adesso magari, in casa anche i suoceri anziani e non vorremmo invadere troppo. Magari mi vede come un figlio loro, allora vediamo. Si fanno dare una mano. Questo dimostra che a volte le cose basta volerle, che ci si incontra con le persone giuste e si aprono delle porte, dei portoni. Sì, sì. Tante porte, tante opportunità. Anche sì. Perché all'epoca eravamo in zona rossa, per cui anche questo, hai capito? Ma non è stato. Questo poteva essere un ostacolo, invece è stata. Assolutamente. Non ci ha ostacolato assolutamente. No. Questo è il segreto dell'alchimia, bisogna sempre trasformare le cose e farle diventare un'opportunità. Sì, 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 sì. Chi è che ti ha chiamato prima? Chi era questa ragazza? Maria, che è la compagna di un ragazzo senza tetto che vediamo il venerdì in stazione Porte Garibaldi. Loro abitano nel sottoscala dell'aeroporto di Malpensa e grazie a Dio Maria adesso mi educava che fortunato il suo compagno ha trovato un lavoro e finalmente l'hanno già messo anche in regola. Bene, dai. Insomma, adesso li aiuteremo come possiamo per anticipare magari il primo affitto di cauzione della casa dove il loro titolare li ospiterà. E quindi adesso siamo in stazione Garibaldi, giusto? Giusto. E fra un po' arriverà il furgoncino. Giusto. Che dentro ci sono dei pasti caldi. Ci sono i pasti caldi, i pasti freddi, abbigliamento che diamo loro. E quindi poi da questo furgoncino tirate fuori le cose che vengono preparate anche insieme ad un'altra associazione, cioè Unima e Vocata. Unima e Vocata, sì. Siamo noi che siamo in appoggio a loro. Un appoggio stanno apprezzando importante. Molto Funima, perché dicevate Funima ha qualcosa di speciale. Diciamo che loro hanno praticamente. Adesso l'hanno detto loro, eh. Sì, sì, l'hanno detto loro. Loro hanno scoperto noi in più. Diciamo quella marcia in più, sì, che non vuole essere un vanto, ma vuole essere un pregio. È un della dato oggettivo. Che è dato forse da un valore che tutti portiamo avanti. Che certo, il servizio certo. Al prossimo, sì, sì. Al di sopra di tutto. Certo. A posto. Sì, inizia. Adesso lei manda il bambino che ci dà una mano a scaricare. Ok, quindi facciamo lavorare lui. No, che non lo guardiamo. Lavorare te, non lui. Ah, ok. Più o meno mediamente quante persone date cibo qui? La prima volta che sono venuto erano tantissime. Sì, dipende centinaio. Un po' anche dal periodo dell'estate, dall'inverno. Il tempo che fa. Situazioni. Perché non mediamente sono... una settantina. Ora vi faccio vedere, mi allontano. Per rispetto iniziano a mettersi tutte le persone in fila e adesso non la vedete, ma dietro ci sono i volontari. Questo qua è nel backstage del servizio. C'è il nostro Samuele che inizia a preparare dei sacchetti. Così poi quando avanzano e finiamo il servizio qua di tutto il mangiare, anche la Francesca lo sta preparando, andiamo a consegnare il tutto ai binari. E niente, ecco, viene eseguita questa somministrazione di pasti, dove ognuno prende quello che vuole, magari il panino, magari il pacchetto di crackers, magari il dolce, e si fa questa busta che poi usa durante i 2-3 giorni successivi. Questa è solo una parte, perché non è solo il venerdì, siete impegnati dal lunedì al venerdì, sì, anche sabato 24 sì, praticamente 7 sì. Giorni su 7. Sì, 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 qua è la minima parte del lavoro, esatto. Tutto il lavoro dietro di preparazione, raccolta del materiale, trovo il materiale. E poi andate anche a casa di c'è una quarantina di famiglie, mi dicevate. Sì, tra tutto si arriva a quasi 40 che ammazza. Metodicamente vengono visitate dai 15 ai 20 giorni o anche con cadenza mensile, dove gli si dà il pacco alimentare, gli si dà il passeggino di turno, il pannolino, quello bene o male che fa parte dell'economia domestica. Questa è una parte del piccolo magazzino alimentare che io tengo rifornito per dare la roba alle famiglie e preparare i pacchi in base alle richieste. Anche questa è parte del magazzino alimentare. Qui vedete pacchi con su l'età dei bambini pronta divisa per metterla nei pacchi in base alle richieste che vengono fatte dalle famiglie. Ha finito di fare il servizio da questa chica spagnola peruviana molto simpatica. Con questo, come cosa ne pensi di Fabio? Penso che è un maniera che
che Dio sempre lo guarda e che le dia troppe benedizioni nella sua vita. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Ecco, poi finito tutto, noi iniziamo, perché ogni volta che veniamo raccogliamo vestiti, cibo, prodotti per igiene, ci sono varie auto che riempiamo e ora ecco tutti si movimentano per fare questo passaggio e che poi Fabio e Anna Maria nel corso della settimana vanno a distribuire alle varie famiglie. Prima ci hanno detto sono almeno una quarantina. Ora stiamo andando da questa famiglia in questa zona popolare di Milano. Qui siamo a tappo proprio, Diciamo che non ci sta dentro più niente. Vediamo un po', c'entra l'autista, sì. L'autista, sì. Perché per fortuna è il posto riservato. L'obiettivo è proprio quello di unire le forze. Assolutamente. Quindi poi daremo anche contatti per chi vorrà unirsi a questa opera. Sicuramente. Più siamo meglio è, l'unione fa la forza, come si suol dire. E questo è il nostro obiettivo. Sì. Oh raga, ma dove stiamo andando? Te col cappuccio rosso, che fai finta di niente. Dove stiamo andando? A fare che cosa? Andiamo a dare i sacchetti. E tu Dennis cosa ci fai qua? Aiuto tutti. Ah sì? E tu Angie? La prima volta che sei qua, che sensazioni hai? Tranquille, positive. Ecco, quindi adesso Fabio? Adesso andiamo ai binari dove portiamo qualche cosa di sacchetti che abbiamo ancora avanzato alla distribuzione di prima e se c'è ancora qualcuno che non ha avuto le cose lo consegniamo. Perché sui binari ci sono persone? Ci sono tante persone che purtroppo sono senza tempo e dormono in condizioni molto estreme. Ecco, quindi adesso andiamo alla ricerca di queste persone che, come dicevamo, purtroppo si trovano costretti a vivere in stazione praticamente. Ruben, un signore che con cui ho fatto amicizia qua sui binari, lui è Ruben, il filosofo di Milano. Ecco, vedete, ci sono persone che sono costrette a vivere su una panchina e il loro tetto è in pratica la struttura della stazione. A volte questa è la realtà, magari un materasso a terra, voglio riprendere i visi per rispetto. E niente, ora gli va bene perché le temperature sono più miti, ma pensate d'inverno quando piove o comunque sia tutti i treni che passano e loro devono dormire in mezzo al fracasso con il freddo. Se gli va bene hanno un materasso, se no vedete come quel signore un pezzo di cartone. E quindi ecco, pensiamoci a queste cose quando viviamo nell'agio delle nostre belle case, che per quanto anche semplici significano tanto, molto. Ho visto passare un personaggio, che Marco, vieni, facci un saluto, che ciao. Dacci un tuo pensiero su questo ramo, perché poi l'opera ha tanti rami, questo è un ramo molto importante. Allora, io penso che questa sia l'espressione massima della cultura umanistica. Quando tu pensi agli altri, io le definisco agli invisibili, ma anche loro sono invisibili, perché fanno questo senza avere ritorno. L'unico ritorno è un ritorno emozionale, romantico,
di sentimento, e questo è un messaggio che loro vogliono dare, che io ammiro, perché loro lo fanno in silenzio. Ed è questo proprio che mi ha spinto a dargli visibilità. Esatto. Non, cioè, la visibilità non deve essere fine a se stessa, deve essere fine all'unione, l'unione delle forze, per poi aiutare sempre più gente. Assolutamente, assolutamente. Ragazzo di Our Voice, Andres, ha deciso oggi di suonare nei binari. Quest'opera comunque noi la portiamo avanti laicamente. Laicamente. Quindi laicamente. Chiunque vuole avvicinarsi, certo. È liberissimo di farlo. I rami vanno, possono essere affrontati, portati avanti, i rami operativi, a prescindere dalle cose. Ma infatti Fabio è testimone, loro collaborano anche Anna Maria spesso con altre associazioni laiche, esatto. Caritas, con Caritas come Vocatas, come CAV, come tantissime varie associazioni. Quindi, anche perché un pezzo di pane non c'ha né religione né politica. No, esatto. Il pane tanto meno la fa. È un pezzo di pane. Le mani. Esatto. Certo. Bene. Eccoci qua. Complimenti, poi, grazie. Non l'avevo fatto ancora vedere. Sì. Bello. Molto bello. Emozionante, sì. Emozionante. Sì. Dà un valore diverso a quello che si fa, davvero. A volte sì, purtroppo quel valore di cui parlava Marco prima, se non ci aiutano dall'esterno a farlo vedere, nella nostra umiltà, nella nostra semplicità, che è la parola che ci ha accompagnato già dall'inizio di questa puntata, è complicato ritrovare la bellezza di quello che si fa. Allora, vi vorrei prima di tutto chiedere questa cosa. Il video è iniziato con una frase dove Anna Maria ha detto: ci siamo conosciuti per caso, ma sappiamo che il caso, Anna Maria, non esiste. Infatti. Come vi siete incontrati con Fabio, ma anche con Marco, voi due? Allora, con Marco mi sono venuta a contatto con Marco sul sito della Funima. Io cercavo informazioni sulla Funima e invece è apparso il mio cellulare di Marco e l'ho chiamato e sono qua. E con Fabio a questo incontro che appunto Marco ha organizzato quasi 2 anni fa, dove c'eravamo io e altra gente che aveva contattato Marco, e Fabio era alla mia destra, seduto alla mia destra, proprio, e abbiamo iniziato a chiacchierare, per cui questo, ma eravamo in tanti, eravamo un bel cerchio di persone, capito? Fabio era alla mia destra, mio angelo custode, e siamo conosciuti così. Semplicemente, insomma. Sì, tutto con semplicità, cioè tutto con estrema facilità e semplicità. Sì, vero, verissimo. E quindi siamo... Anna Maria, tu ci insegni che a volte affannarsi, no? Cercare sempre quella soluzione, quell'alternativa, basta semplicemente ascoltare e guardarsi attorno, perché la soluzione è già lì. Assolutamente, sì. È sempre tutto molto più facile, più vicino di quello che sembra. Guardiamo sempre lontano, lontanissimo per tutto, per una vita migliore, per fare questo, fare quell'altro, invece è tutto vicino a noi. Poi dopo arrivi lontano, ma la partenza è tutta vicino a noi. Tutta. Assolutamente. Fabio, Anna Maria nel video sentiamo che dice questa frase: abbiamo iniziato e non abbiamo più smesso. Secondo te perché? Sicuramente perché, vabbè, a parte il piacerci fare quello che stiamo facendo, perché è dentro di noi il doverlo fare, probabilmente per quello non smettiamo più di farlo, e questo nostro non smettere di farlo ha portato tanta gente a farlo con noi, che fondamentalmente è il messaggio di tutto questo, perché non è che stiamo facendo nulla di così straordinario.
stiamo facendo niente che meno un gesto, tra virgolette, di umanità verso qualcun altro. E questo, secondo me, sarà quello che ci porterà a non smettere noi e a non smettere nemmeno gli altri, aumentando la gente che lo farà. Per te, Anna questo Maria? Secondo... La stessa cosa. Poi, come dico io, quando vai a letto la sera, sai che hai fatto il tuo dovere, hai... Hai messo un pezzettino di quella roba nel mondo, ti rimette in pace con te stessa, cioè dici ok, ho fatto il mio dovere, che non è solo appunto quello di lavorare, portare a casa il pane, ma ho fatto il mio dovere. Cioè meno male mi rimette in pace col mondo. E mi carica, è vero quando Marco dice che lì c'è tanta vitalità, perché ti dà tanta carica, ti dà tanta energia, cioè arriviamo il venerdì sera come tutti siamo stanchi, però tu non vedi l'ora di andare lì. Perché ti fa star bene, ma non lo dico solo io, anche parlando con altra gente là, la stessa cosa, tutti non vediamo l'ora del venerdì sera per quelle due ore e mezza da passare con loro a fare questo e stare anche insieme tra di noi, perché è importante anche il contatto fra di noi. Marco, la conoscenza da sola non basta, c'è bisogno di mettere le mani in pasta, no? Di praticare, di attivare. E aiutare il prossimo significa, secondo te, anche forse soprattutto aiutare noi stessi? Sì. Sì, io penso che aiuta innanzitutto noi stessi. Ci consolida come esseri umani, che hanno voglia di avere dei valori. Quei valori possiamo anche definirli cristiani, perché no? Per cercare di non avere nel tempo più voglia di fare questo. Può sembrare una contraddizione quello che dico, ma se non avessimo poi alla fine più la necessità, forse perché abbiamo risolto il problema come società. È una questione dove ci vuole molto tempo, molta dedizione. Però io sono d'accordo con quello che dice Anna Maria. Nonostante non risolviamo i problemi di questo mondo, ma so che io comunque quel pezzettino l'ho messo e vado a letto tranquillo. Non è poco. Non è poco. Per quanto mi riguarda, anche se io nell'associazionismo un po' che ci sono, però a me fa molto piacere aver conosciuto due persone speciali come Fabio e Anna Maria. Loro non vogliono che io dica questo, però in effetti lo sono, gliel'ho sempre detto. E sono un esempio per tutti, per me. Io li ammiro davvero. E non ho altro da dire, perché questa situazione mi commuove, ma mi commuovo semplicemente perché vedo in loro valori veri, cristiani, che, come dice Anna Maria, non è poi così difficile, è tutto molto semplice, no? Se si fanno le cose con il cuore. E quindi io sono anche molto contento che tu, Sante, abbia dato la possibilità a Funima di farsi conoscere, ma anche di far conoscere queste due persone che io ammiro tantissimo, perché lavorano, perché hanno una famiglia, ma trovano il tempo, le energie, le risorse veramente in una maniera che io a volte faccio fatica a seguire, perché sono indomabili nel vero senso della parola, e sono un esempio. Io le definisco un esempio per tutti noi, anche per me. Assolutamente, assolutamente d'accordo. E sempre nella parola semplicità, l'ho scoperto l'altro giorno, parlando, anche quindi dando merito all'associazione Bocatas, ho visto che Bocatas, ho scoperto che significa panino. Giusto, sì. Giusto, sì, sì.
perché richiama ad un'associazione spagnola. Perché è nata, sì. È nata in Spagna. Sì, è nata in Spagna, sì. 25-30 anni fa, se non ricordo male. Sì, sì, circa. Sì, e ai tempi, quando è nata questa associazione, era nata come assistenza alla tossicodipendenza. Con gli anni si è tramutata anche in assistenza appunto agli amici che vivono in queste situazioni, stazioni e quant'altro, e poi è arrivata in Italia. Marco, sì. Giustamente all'inizio dell'intervista, della serata, mi parlava dell'importanza dell'unione, soprattutto tra le associazioni. Ecco, questo è un grande esempio, l'unione tra due associazioni, ma io quello che ho potuto constatare e confermo quello che già ha detto Marco è che a volte ci si incontra con un'altra associazione e nasce c'è subito questo feeling, no? Questo condividere anche solo delle parole. E mi ricordo di questo episodio dove eravamo sui binari mentre io giravo questi piccoli video. Ad un certo punto si avvicinano, erano sul binario opposto, quindi ci divideva questo binario, questo vuoto, e me lo ricordo come un momento anche molto importante, questa divisione, no, data da questo passaggio dei binari. E si parlava quasi gridando da una parte all'altra, e ci dicevano, ci raccontavano che loro erano anche addirittura organizzati per far fare delle docce attraverso un camper che avevano adibito, no? E questo è bello, è proprio l'arte di arrangiarsi. L'Italia è proprio conosciuta anche forse per questo. E Fabio, cosa provi ogni volta che, andando sui binari, vedi queste persone che a volte, come dicevo nel video, non hanno neanche un materasso e si devono mettere su una panchina e sdraiarsi su un cartone, se ce l'hanno? Beh, sicuramente i sentimenti che provo possono essere due. Primo, quello di umanità, e lo ripeto perché per me è il concetto fondante. Secondo, quello di dovere, perché in parte è anche colpa mia, e lo applico a me, se anche loro sono lì. Perché comunque il mio vivere con agiatezza, il mio consumismo, il mio sprecare ha portato magari tante persone a essere in situazioni non troppo delle migliori, ecco. E sicuramente mi riallaccio a quello che diceva prima Anna Maria, come Marco, questo profondo senso di fratellanza, dove siamo tutti uno, perciò perché io tanto e qualcun altro niente. È davvero valido il concetto di poter dire che ci può essere il necessario per tutti senza avere il superfluo, ecco. Anna Maria, abbiamo visto queste persone appunto senza tetto che abitano nelle stazioni. Milano è un esempio, ma il nostro paese, parliamo del nostro paese, è pieno di queste realtà. E nel vivere questa situazione di aiuto durante l'inverno, quindi il freddo, quindi il gelo, quindi tanti ostacoli, tante difficoltà, come fanno a vivere? Cioè, come si organizzano? Si organizzano comunque sia... vanno avanti a fare quello che fanno, perché se non hai una casa non ce l'hai né in inverno né in estate. Cambia un po' la modalità in cui tu li aiuti, perché gli dai la coperta in più, cerchi di procurargli un sacco a pelo, un materassino per isolarli un po' dalla terra, dal pavimento al materassino. Gli aiuti, cioè cambia un po' l'aiuto, ecco, in questo senso, ma purtroppo la loro vita quella è, quella rimane, assolutamente. E comunque loro, nonostante brutto tempo, vengono sempre comunque, perché trovano anche una parola, trovano anche un conforto, non solo, voglio dire, l'alimento che lo scalda, la coperta che li copre, ecco. Perché poi comunque non sono tutti di Milano, tanti arrivano anche da lontano, per cui capita che se davvero c'è brutto tempo non arrivano, non possono arrivare, per cui saltano anche quel venerdì, perché magari la volta dopo hanno bisogno di più roba, però purtroppo non cambia la loro condizione.
cambia solo appunto ciò che tu gli dai per viverlo al meglio, insomma, ecco, tutto qua. Fiumoni pesanti, kiwi, cerate, quello che si può fare. Anna Maria, una cosa che mi ha molto colpito è questa forte unione che loro hanno tra di loro, che condividono, che sì, si aiutano. Assolutamente, se uno l'altro manca, gliela danno, assolutamente sì. Sì, 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 sono molto uniti fra di loro, sì, si danno aiuto e sostegno. Condividono anche il pasto, voglio dire, se capita che un loro amico non riesce a venire, gli porta il sacchetto, se lo dividono. Cioè, fortunatamente anche fra di loro c'è molta unione. Sì, o ci portano informazioni, magari di un amico che da un po' che non si vede, è stato male, allora ti dice, guarda, quella persona è stata male, adesso sta meglio, insomma. Arrivano anche informazioni attraverso loro, di chi magari non vedi da mesi. Marco, tu eri presente proprio perché condivisione. C'è stato un episodio molto toccante che io mai mi sarei aspettato. Sono rimasto veramente sbalordito, ma tutti. Sì, ad un certo punto eravamo alla distribuzione sui binari. A un certo punto un ragazzo, ma diversi binari lontani da noi, viene fuori da un sottopasso gridando «Oh, avete da mangiare!» e noi avevamo praticamente in quel momento esaurito tutto, anche i sacchettini che abbiamo. Di fatto, quella sera, proprio una di quelle persone che avevano raccolto il piccolo pacco viveri era con noi, si è aggregato, ha voluto stare con noi a fare due chiacchiere. Tra l'altro la cosa interessante è che aveva una borsa al di là del pacco viveri piena di libri. E questo già la dice lunga. E infatti abbiamo parlato un po' di cose che ci interessavano in comune. Ritornando a questo ragazzo, chiama e Fabio, mi ricordo che dice, ma abbiamo qualcosa? Non abbiamo più niente, come facciamo? Cosa è successo? Che questo signore che aveva preso il pacco viveri ha detto, ce l'ho io, dategli questo. E ci siamo guardati, cioè lui si è tolto, non dico il piano di pane di bocca, però quella sera era probabilmente qualcosa che avrebbe mangiato il giorno dopo, l'ha donato senza pensarci due volte. Ragazzi, tanta roba, secondo me tanta sì. roba. E questo ragazzo poi è uno di noi, Salvatore se non mi sbaglio, è sceso, no Anna Maria, è scesa, è andata di là, gliel'ha portato e questo ragazzo contentissimo di là saltava perché aveva il suo pacchettino. Sì. Insomma, e che cosa si può dire davanti a un esempio di questo tipo? Cioè, dice tutto. Uno dice niente, ma dice anche tutto. Perché ma l'avete ri... Scusa Marco, continuo. Pensavo che avevi finito. No, nel senso, è stato un atto che io ho colto, e anche tu, perché eravamo lì vicini, è stato un atto di straordinaria umanità e condivisione. Questo ragazzo l'avete reincontrato poi? Sì, sì. Sì, 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 viene tutti venerdì sera a Milano, infatti ne approfitto Marco e ti porto i suoi saluti, che mi ha dato venerdì da darti. Sì, sì, sì. Grazie. Sì, sì, l'abbiamo rincontrato. Io lì la cosa che mi ha colpito tantissimo, a parte il gesto, molto importante, è stato questa immagine che per me nasconde dietro un messaggio importantissimo. Lui, come dice Marco, aveva dei libri. E tra questi libri ho visto che c'erano dei libri che parlavano di scienza dello spirito. E io qui mi sono detto, vedi, noi parlo in generale, parliamo tanto di scienza dello spirito, ci riempiamo la bocca di queste di questi valori, di questi concetti filosofici, ma poi alla fine... Se da una mano abbiamo e cerchiamo la conoscenza, sull'altra mano c'è questo voler condividere, c'è questo voler donare. Ecco, lui quella sera ci ha dato un grandissimo insegnamento. Io quella sera sono andato a casa ricco, veramente ricco di questo. E Fabio, tra le varie famiglie che seguite, c'è una storia particolare, toccante o particolarmente gioiosa che ti senti di raccontare per un qualsiasi motivo? Sì, beh, posso pensare ad esempio a una famiglia africana che abbiamo cominciato a seguire. Premetto che in famiglia sono in 10
perciò una famiglia numerosa, vabbè, sono diventati in 10 negli ultimi tempi, perché purtroppo a loro è mancato un figlio e la nuora è andata a stare in casa con le due bambine, perciò la famiglia è aumentata. E vabbè, io metodicamente ogni 15 giorni gli porto il pacco alimentare, come vestiti, come abbiamo portato le biciclette per i bambini. Circa 15 giorni fa si presenta e mi porta letteralmente un coniglio. Cioè, un coniglio, perché loro allevano i conigli e niente, il gesto che loro potevano fare, forse anche per sdebitarsi, che non è comunque il caso, mi porta un coniglio e mi dice: guarda, ti do un coniglio perché tu ormai per noi sei di famiglia. E io vi posso garantire che per me quello è stata la cosa più bella che potesse capitarmi. E ve lo cedo come gesto di familiarità che io ho percepito in quel momento. Vuol dire che il nostro aiutare, per pur piccolo che sia, perché forse il loro problema non lo potremo mai risolvere, ma comunque diventiamo parte della loro famiglia. Oppure qualche famiglia che abbiamo aiutato con i vestiti per bambini, che come nasce il bambino mi gira la foto, e qualcuna l'ho anche girata sulla chat, mi dice: guarda, è nata mia figlia 3 minuti fa. Il fatto che tu dici dopo 3 minuti giri la foto a me, che sono niente, vuol dire che comunque un piccolo seme, questa piccola scintilla la stiamo dando, e questo secondo me è la cosa più bella, ecco. Fabio, una volta mi hai raccontato di una situazione particolare che inizialmente non si capiva molto, il motivo per il quale questa famiglia, non vogliamo, non, senza fare nomi, vogliamo certo raccontare la cosa, veniva con questa bambina che era sempre molto raffreddata, no? Sì. Ci racconti? Sì, praticamente veniva questa famiglia di origine musulmana, si trova con me nel piazzale metodicamente ogni 15 giorni, gli porto vestiti, il pane fresco che recuperiamo dal panettiere, e un pomeriggio mi dice: guarda, ultimamente mia figlia ha sempre dei raffreddori, non capisco come mai, adesso devo portarla a fare delle visite mediche. Gli dico: ma come mai sempre questi raffreddori? Perché noi a casa nostra, mi dice, non abbiamo riscaldamento. Come non avete riscaldamento? No, perché la caldaia non ce l'abbiamo, il pellet costa troppo, perciò o mangiamo o ci scaldiamo. Questo ci fa capire l'estremo dove possa arrivare, ovviamente. Vabbè, dopo abbiamo provveduto, abbiamo fatto arrivare il pellet, la stufa pellet, la visita alla bambina, la macchinetta per l'aerosol, però questo deve essere per farci riflettere, ovviamente, l'estrema povertà dove può arrivare. Sono capitate anche famiglie che mi hanno chiaramente detto: i bambini mangiano, noi vediamo cosa avanza. Cioè, questo penso che basti per farci riflettere in che condizione si trovano altre famiglie e in che condizioni ci troviamo noi, proprio per fare raffronto nella nostra quotidianità. Tu, Anna Maria, invece, hai qualche episodio che vorresti raccontare? Allora, che magari ci aiuta a capire? Io vivo meno un po' questa cosa, perché è più Fabio che segue le famiglie. Io lavoro un po' più dietro le quinte, nel senso che io preparo i sacchetti con gli abiti. È più lui quello che porta le famiglie. Per cui un esempio pratico non ti posso dire. Ti posso parlare sempre comunque di Milano, perché la realtà che più vivo io, sul fatto che, un esempio subito, venerdì ho fatto gli anni, se lo sono ricordati e mi hanno fatto tutti gli auguri. Ho capito? Comunque, il primo pensiero, quando ti avvicini, vengono e dicono: ciao Anna Maria, come stai? Cioè, capito? Anziché io chiederla loro lo chiedono a me. Certo. Capito? Questa familiarità, questo affetto, ecco, io ti posso portare questo esempio. Perché lo vivi regolarmente. Sì. Cioè, mandi pensiero non solo con me, ma anche un po' con gli altri. Ecco. Si creano comunque questi rapporti, queste amicizie, questi affetti, e li vedi, cioè, non c'è neanche la difficoltà a scambiarsi un bacio d'auguri, cioè, davvero si diventa amici, gli stringi la mano, si diventa amici. Quindi si ritorna all'inizio, dove Marco ci parlava del importantissimo valore dell'amicizia, e quindi adesso ci aggiungerei anche la famiglia, la comunità, l'associazione, il riunirsi. E quindi, Anna Maria, dalle tue da quello che ci hai detto, mi viene da fare questa riflessione. Noi purtroppo a volte si cerca di guardare queste persone, chiamiamole bisognose,
bisogna capire qual è il bisogno e chi in realtà ha il bisogno in una visione totale della popolazione, in questo caso italiana. Tendiamo a guardarle quasi con pena, no? Ma in realtà si è delle persone normali, è solo che c'è chi è in condizioni diverse dalle nostre, ma noi anche viviamo delle sofferenze. Anzi, come dicevo prima, forse non l'ho detto ma lo volevo dire, la cosa che io ho visto e che caratterizza la maggior parte di queste persone che diciamo appunto sono disagiate da un punto di vista forse economico, che loro, a differenza delle persone che io vedo passeggiare per strada, anzi correre per strada per andare al lavoro, queste persone sono felici, condividono, si amano e ce lo dimostrano, questo affetto, sì. Questa gioia, no? Assolutamente sì. Addirittura anche una volta uno ci ha regalato anche lui, questo si dice un po' che non si vede più, questo signore vende i cactus, quelli di plastica che si muovono, no? Sai, questi oggetti così. E ci ha regalato una mascherina a me e all'altra signora Francesca, così, perché forse voleva dirci grazie. Ma assolutamente sì. Senza Bombolo che porta la chitarra e suona, si canta tutti assieme. Tante volte sono più loro che ci danno che noi a loro, sostanzialmente. È verissima questa cosa. Allora, io ci tengo veramente a ringraziarvi per il contributo che state portando alla nostra società, a noi, che noi siamo la società, e all'occasione che ci avete dato anche a noi di gruppo Svizzera, perché c'è un gruppo Funima anche qui in Svizzera, di partecipare e donarvi il nostro piccolo aiuto. E vorrei che, non so se la regia ha ricevuto la mail, anche se l'abbiamo presentata prima nel video, eccola qui. Nel caso ci siano persone che vogliano partecipare, aiutarvi, forse anche da lontano, non so se c'è un modo per darvi, non so, un sostegno, mandarvi dei pacchi di spesa, mandarvi degli aiuti economici, anche da lontano, ecco, in quale modo possono aiutarci le persone che ci ascoltano? Sicuramente, vabbè, la mail che vedete in sovrappressione, che è la mia mail, mi possono contattare, mi scrivono, io rispondo. Poi magari ci sentiamo personalmente per telefono e vediamo di instaurare una logistica in base a quello che loro vogliono poter fare nel dare l'aiuto. Ecco, potremmo impostarla in partenza così. Poi mano a mano vediamo come si evolve la cosa. Ecco. Ok, bene. Grazie ragazzi. Io chiederei ad ognuno di voi di concludere con una vostra riflessione, partendo da Fabio Anna Maria e poi concludendo con Marco, se possibile. Beh, la mia riflessione può essere solo una. Beh, innanzitutto di gratitudine verso di voi e verso tutte le persone che aiutano e stanno aiutando, perché l'aiuto non è mio ma è di tutti, proprio per il concetto che tutti siamo uno nell'aiuto verso il prossimo. Seconda cosa, il messaggio che spesso dico anche agli altri ragazzi del gruppo è che secondo me la cosa importante, dobbiamo nella società di oggi imparare ad essere umani. Nel momento in cui abbiamo capito che dobbiamo essere umani, tutto il resto viene da sé. Grazie, sì. Fabio. Prego. Confermo quello che dice Fabio. Io aggiungerei anche un'altra cosa, che comunque quello che stiamo facendo ti impara a guardare oltre, per cui... poi riconosci anche situazioni al di fuori del contesto di Milano, per cui ti rendi conto che magari il tuo vicino ha bisogno, ti insegna tanto e tu lo applichi regolarmente, perché poi l'aiuto non è solo lì, ma è dappertutto, ti dà quella possibilità lì di avere l'occhio lungo e capire chi ha bisogno e come soprattutto. Grazie Anna Maria. A te. Io, Marco, guarda, per concludere io porto solo l'esempio
di un uomo che è definito missionario delle Ande, con cui ho collaborato attraverso un'opera di volontariato in Argentina sulle Ande, organizzata da Giovanni Bongiovanni, il nostro presidente. E siamo entrati in contatto con questo Ramon Gomez, che è praticamente colui che aiuta tutti i poveri delle Ande, è un angelo. Io da lui ho imparato un termine, lui diceva sempre compartir, condivisione. La parola d'ordine era condivisione, quindi io vorrei proprio dire condividiamo il più possibile, in maniera intelligente ovvia, ma condividiamo. Quindi tutto qua. Grazie Sante per la disponibilità, soprattutto grazie a Fabio e Anna Maria. Grazie a voi. Sono i nostri trainer, per cui i nostri allenatori, io li definisco così. No ragazzi, lasciatemelo dire. Su. Lo so che voi siete due persone che non ostentano niente, cioè anzi, piuttosto, però quello che bisogna dire, bisogna dirlo. Voi siete i nostri allenatori e vi ringrazio, perché c'è sempre qualcosa da imparare, compreso il nostro caro Sante, che ci mette a disposizione la sua conoscenza e i suoi mezzi, perché è avanti tecnologicamente, Sante. Grazie a voi, è un dovere, anzi un obbligo. E io ringrazio voi e, come Marco ha detto, condividere. E quello che vi chiedo è, oltre a condividere sicuramente quel qualsiasi cosa che possiamo attraverso il nostro operato, che passa sempre sia dalla bocca con delle parole che volte sempre al conforto, ma anche tramite le mani, di condividere anche questo video, perché io penso sia importante che le informazioni raggiungano sempre tutti, per poter dare la possibilità sia a chi ha bisogno di ricevere, ma sia chi ha bisogno di donare, di donare. Ecco, detto questo, grazie ancora. Io grazie a voi. Vi rimando ad una prossima occasione. Grazie. Vi abbraccio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ci avete buonasera a tutti. Buona serata a tutti, buonanotte, grazie. Buonanotte, ciao, buonasera. Grazie. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, ciao.